Nihil sub sole novum, diceva un antico detto. Sotto il sole non accade nulla di nuovo. E infatti, anche oggi, sotto un bel cielo terso e questi raggi che illuminano lo stadio, si giocherà un'altra attesissima partita di pallone. Siamo certi che nemmeno stavolta ci annoieremo, anche perché, grazie al tempo, il campo è in perfette condizioni. Buon pomeriggio e benvenuti da Fabio Caressa. L'esibizione di tifo sugli spalti è qualcosa di incredibile. Questo stadio, lo devo dire, è davvero unico. Difesa a 4 e centrocampo altrettanto folto per provare a portare a casa il risultato. L'organizzazione difensiva è la base di partenza per esaltare al meglio le caratteristiche di squadra. È proprio quello che dovrebbero garantire i quattro là dietro, ma non solo loro. Si tratta del modulo forse più usato al giorno d'oggi. E per essere realmente efficace, tra un reparto e un altro non deve esserci troppa distanza. Si è cominciato subito, primi tocchi di gioco. Prova a giocarla in profondità. La gioca in profondità. Cerca di sfruttare gli spazi laterali. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Non c'era nessun compagno smarcato. Fernando. Riceve un pallone interessante. È riuscito, cerca il tiro. Sceglie di battere corto. Cross verso il centro del padite. Il portiere si mette del suo per evitare il gol. Tutto bello, ma la conclusione non va a segno. Ci hanno provato sul serio, portando molti uomini all'interno dell'area di rigore. Calcio d'angolo battuto corto. Tocco, ci prova, si sblocca il risultato. Si è aggiustato bene il pallone prima di tirare e poi è riuscito a insaccare senza nessuna difficoltà. Davvero una grande partenza, un ottimo inizio. Prova l'incursione in avanti. Continua ad andare, palla al piede. Ed ecco il cross. Troppo lungo passato. E perde il duello fisico con l'avversario. Ottimo passaggio, qui deve... Il portiere dice di no. Ci mette una pezza. Pallone verso l'area di rigore, ma nessuno è riuscito ad arrivare. Allunga, in verticale. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Apertura di gioco sul fronte opposto.
parte avversaria. Traversone in arrivo. Incornata! Liberato. Ai, stanno correndo rischi davvero inutili. Ottimo disimpegno, fondamentale. Occhio al tiro. Infilza il portiere. Ecco il pareggio. Un gol facile facile, anche troppo direi. Male la difesa, non puoi concedere occasioni del genere all'avversario. Devono fare più attenzione, non possono lasciarli arrivare a un passo dalla porta. Equilibrio e spettacolo, credo che ci divertiremo ancora molto. Si gioca, si combatte, può ancora succedere di tutto. Cesar, tentativo in avanti, lungo. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Cerca il passaggio profondo. Pericolo sventato almeno per ora. Pallone in mezzo. Palla riconquistata immediatamente. Pallone lungo in verticale. È in ottima posizione. Conclusione. Interessante azione sulla fascia destra. Cesar. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Ottima pressione la sua, palla recuperata. C'è l'opportunità per il contropiede. C'è la palla lunga, in avanti. Gioco fermo, si ripartirà da calcio d'angolo. E va a colpire di testa. Beffa l'estremo difensore. Una grande partita oggi. Un bel calcio d'angolo e un perfetto colpo di testa. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. E passano in vantaggio. Primo tempo davvero interessante, tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Un primo tempo di grande calcio, con attacchi vivaci e un solo gol di scarto tra le due formazioni. Sono stati 45 minuti di sostanziale equilibrio dal punto di vista tattico, nonostante il gol che separato tempo dovesse regalarci altri due o tre colpi di scena. Si parte per la seconda frazione di gioco. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato. Scodella in avanti. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. 8.
ottima accelerazione sulla sinistra. Come potranno sfruttare questa azione? Alza la palla in profondità verso un compagno. La spinge in avanti. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Qui può partire il contropiede. Peccato un offside da guardaline. Prova immediatamente in avanti. Occasione per il contropiede. Apre l'alettone, deve far fronte alla pressione dell'avversario. Fernando riesce a rubargli il pallone. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Opportunità di ripartire. Stanno cercando di impedire agli avversari di sfruttare i cross in area. E si difendono con tanti uomini al centro dell'area di rigore. È evidente che temano il gioco aereo avversario. Ora vediamo se questa scelta si rivelerà vincente o se gli avversari cambieranno a loro volta strategia di gioco. Tenta di allontanare il pallone. Chance, splendida reazione del portiere. Grande salvataggio da parte dell'esterno difensore. Direi che il portiere è stato impeccabile, difficile fare meglio di così. Bell'intervento del portiere. Prova il tiro al volo. Il portiere non ha dovuto... che ha avuto il coraggio di provarci. Nuove energie dalla panchina, vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro scacchiere. La partita riprenderà dopo i due cambi previsti. Due cambi drastici, Fabio, ma evidentemente l'allenatore lo riteneva necessario. Sono al costante inseguimento della palla, non è un buon segno questo. Quando arriva, colpisce! Questa adesso è una seria ipoteca sulla partita. Ha vinto la sfida depositando il pallone in rete senza nessuna difficoltà. A tu per tu con il portiere, ha dimostrato il suo senso del gol.
e si riparte con due gol di vantaggio. Ora gettare al vento questo vantaggio sarebbe imperdonabile. Cerca l'uomo là davanti. Fernando, di forza. Provano a partire in velocità. Tocco morbido. L'idea era buona, ma non è riuscito a trovare il compagno giusto. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Bella apertura. Prova a tirare. È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Ci stanno provando, un po' da tutte le posizioni. Evidentemente non vogliono ancora darsi per vinto. Dunque, rimessa laterale. Prova sul secondo palo. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. Cercano un'azione veloce. Prova con la palla lunga. C'è il lancio, grande intuizione. Ha la possibilità di andare verso la porta. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Ecco un'occasione di contropiede. Tocco morbido. È davvero una bella serie di passaggi. Prova la conclusione. Eccola la rete. 3 gol di vantaggio. Si spegne la luce per gli avversari. C'è grande intesa tra loro e si è visto chiaramente in questa azione. Partita riprenderà dopo le modifiche alla formazione, già annunciate peraltro al quarto uomo. Era chiaramente in debito d'ossigeno, non poteva più continuare così. Il divario tra le due squadre è pressoché incolmabile. Tentativo di allungare il gioco. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Palla in avanti, verso il compagno. Ben posizionato e spazia via la palla. E c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Ma oggi praticamente non sono mai stati in partita. Adesso l'allenatore avrà un grande lavoro da fare, cancellare completamente questa sconfitta e passare oltre, cercando di ridare energia ai propri giocatori. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla gara? Non puoi concedere subito il vantaggio agli avversari. Rischi di demoralizzarti e non riuscire a interpretare la partita come dovresti. Siamo ai saluti finali. Al commento tecnico c'era Luca Marchegiani, che ringrazio. È stato un onore, come sempre.